Inspiro e comprimo. Inspiro e comprimo. Adesso posso mettere la mano così in verticale e con la destra posso passare sopra la mano, così, e sotto la mano, così. Dovete essere concentrati sulle vostre percezioni. Se la mano è attiva, potrete percepire chiaramente una sorta di campo magnetico intorno alla mano, e mano a mano che passate potete percepire anche il calore che la mano sta emanando, Poi potete cambiare, facciamo con la sinistra, perché dovete anche capire quale mano in voi è la mano che è percettiva e quale mano invece è proiettiva. A me, per esempio, è la mano sinistra. Con la mano sinistra ho una netta percezione di come si conforma, per esempio, il campo elettro-biomagnetico intorno alla mia mano. Ma anche se voi andate, per esempio, vedete davanti, potete anche andare con i polpastrelli a percepire piccole aree, e vedrete che anche nelle piccole aree ci sono delle percezioni e delle sensazioni completamente differenti. Potete, per esempio, qua sul centro fare un movimento del genere. Se la vostra mano è sensibilizzata, voi completamente potete percepire ogni minimo movimento che si crea. Vedete? Posso fare così, posso disegnare. E se anche chiudete gli occhi, avrete sempre la percezione di dove state passando. Questi sono tutta una serie di esercizi e di giochi che potete fare per rendere lo strumento mano percettivo, sensibile. Sono piccoli esercizi che, se vanno fatti tutti i giorni, vi aiuteranno enormemente quando poi andate a fare un biosen, e vi farà capire esattamente quali sono le aree che sono in disarmonia. Richiede però un training, bisogna fare training, perché guardate, senza training c'è improvvisazione. Oppure uno può pensare che, insomma, è una cosa che così gli viene data per miracolo. Non è così, bisogna allenarsi, come in tutte le cose. Dunque, se noi ogni giorno facciamo questo tipo di esercizio, vedete come questo tipo di esercizi ci vanno poi a sensibilizzare. Adesso facciamo un altro tipo di esercizio molto utile. Per esempio, io ho preso un limone, ok? Sappiamo che ogni oggetto, ma anche ogni cosa presente, che può essere qualcosa inanimato o animato, ha una sua vibrazione, ha un suo, diciamo, campo energetico. Comunque, quello che io adesso faccio è vado a percepire il campo bioenergetico del limone, ma può essere un limone, un'arancia, una mela. Se a casa avete una frutta o un ortaggio, vi invito a prenderla, così facciamo questa esperienza insieme. Intanto saluto tutti quelli che sono venuti dopo, che non ho avuto modo di salutare: Lucia, Anna, Dan, insomma. Sarebbe bello se appunto partecipiamo e insieme facciamo questi esercizi, per arrivare poi alla fine e avere una sorta di feedback anche. Ok, dunque, prendiamo un qualsiasi tipo di frutta o ortaggio, va benissimo, e lo poniamo sulla mano. Allora, abbiamo detto che una mano è più percettiva dell'altra. Dovete capire voi quale parte, quale mano per voi è la parte percettiva. Abbiamo detto, io ho la mano sinistra, dunque io me la metto sulla mano destra e vado ad esplorare il campo
del limone, vado a sentire che tipo di energia emane il limone. Ed è interessante perché poi, se volete, potete fare la differenza, potete prendere, se avete un limone, avete un arancio, avete una pesca, una banana, quello che sia, potete fare la differenza. Cioè, andate a vedere se notate o percepite una differenza vibrazionale tra, per esempio, uno e l'altro. Percepire, capire che tipo di energia, che sapore ha, che emanazione ha il limone. Ma per avere ancora di più effetto, dunque, diciamo, effetto su di me che vado a sentire, devo entrare in una sorta di empatia anche, no? con il limone. Dunque devo fare in modo che, come se questo limone si scioglie, diventa parte di me, non è più un oggetto fuori di me a sé stante, ma una parte che è in me. Questo mi aiuta molto. Dunque lo posso fare in grandi linee con questa, diciamo, col chakra della mano, ma posso andare nel dettaglio con i polpastrelli. I polpastrelli sono molto sensibili. Se voi li andate a sensibilizzare, vedrete che potete anche trovare piccole aree dove io possa andare a sentire delle variazioni. Ora, questo chiaramente, il limone, non essendo più attaccato all'albero, ha perso la maggior parte della sua energia vitale, cioè quello che rimane è una energia, diciamo, vitale di residuo. E l'emanazione non può essere forte qua. Però, se vi trovate per esempio in giardino e andate, se avete un albero di limone, un albero di arancio, di pesco, e andate là a percepire, vedrete la netta differenza che c'è. C'è una grande differenza tra una cosa, diciamo, che ormai è stata colta dall'albero da ormai, che ne so, una settimana, due, e chiaramente andare a percepire l'energia di quando il limone è ancora attaccato all'albero. E questi sono gli esperimenti che, secondo me, dovreste fare sempre per affinare la vostra percezione.